Fermato dai carabinieri della compagnia di Faenza, un altro pusher di riferimento per lo spaccio di cocaina sul mercato faentino. Il ragazzo, un 29enne originario del Marocco, era già molto conosciuto dagli uomini del nucleo operativo radiomobile, condannato nel 2012 per spaccio di stupefacenti e sempre più spesso avvistato in centro a bordo del proprio inconfondibile BMW azzurro metallizzato. Al 13 di martedì, tre carabinieri in borghese, fra cui il comandante della compagnia, il capitano Cristiano Marella, hanno riconosciuto l'auto parcheggiata nei pressi del circolo tennis con a bordo lo spacciatore. Ne è nato un appostamento improvvisato che ha permesso agli uomini dell'arma di assistere a una vendita di droga. Il pusher è sceso dalla propria auto ed è salito a bordo di un Alfa 146 che lo stava aspettando a poca distanza, col motore acceso. Dopo poco tempo, lo spacciatore è di nuovo sceso e l'Alfa si è allontanata. Mentre i tre carabinieri in borghese si sono subito messi alle costole del BMW, che ha cominciato a girare per le vie del centro di Faenza, è stata effettuata una verifica sulla targa dell'Alfa 146 che ha consentito di risalire al nome dell'utilizzatore, un commerciante trentenne forlivese. È quindi stata posizionata una gazzella del nucleo radiomobile a copertura della via di ritorno verso Forlì. L'Alfa è allora stata fermata e da un'ispezione i carabinieri hanno rinvenuto due involucri di cocaina dal peso di circa 1,5 grammi, dosi per uso personale. Appena gli agenti in borghese hanno avuto notizia del rinvenimento della droga sull'auto del forlivese, è scattato il blitz per fermare il conducente del BMW. Questa è stata la fase più concitata dell'operazione, in quanto il 29enne fermato lungo Corso Garibaldi non ha assecondato le intimazioni del capitano Marella e forse, contando sull'altezza di 1,93 m e sulla sua stazza fisica, ha opposto resistenza nei confronti dell'ufficiale dell'arma, che tuttavia, dopo una breve colluttazione, è riuscito ad atterrarlo ed immobilizzarlo, subito coadiuvato dagli altri due colleghi che nel frattempo hanno dovuto allontanare alcuni curiosi che, non riconoscendo i carabinieri in borghese, si stavano intromettendo per dare manforte allo spacciatore, pensando ad un'aggressione. Al termine della perquisizione sono stati trovati oltre 300 euro in contanti provento dell'attività di spaccio. I carabinieri, al termine degli ulteriori sviluppi investigativi, hanno documentato che nell'ultimo anno l'acquirente forlivese ha acquistato cocaina dal 29enne extracomunitario con cadenza quasi quotidiana. Lo spacciatore è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dalla continuazione e resistenza a pubblico ufficiale. Con l'avvallo del pubblico ministero Antonio Bartolozzi della Procura della Repubblica di Ravenna, il pusher ha trascorso la notte in camera di sicurezza e ieri mattina, dopo la convalida dell'arresto, il giudice Beatrice Bernabei lo ha condannato a 8 mesi di reclusione, pena sospesa. Inoltre, quale ulteriore forma di controllo, gli è stata applicata dal giudice la misura cautelare dell'obbligo di presentazione tutti i giorni alla stazione dei carabinieri di Faenza.